Perfect. 5 curiosità su Luca Zanimacchia, che è il giovane attaccante classe 98 in forza alla Juventus Under 23. Gli inizi di carriera di Zanimacchia sono abbastanza complicati per via di una situazione societaria. Lui nasce nel Varese, che fallisce nel 2015, quindi lui stava per compiere un salto importante in Berretti, però lo svincolo appunto dei vari calciatori gli ha permesso di guardarsi altrove e di proseguire la sua carriera nel Legnago in Serie D. È qui nel 2016 che viene notato per la prima volta dagli osservatori della Juventus. Infatti, durante un torneo di Viareggio con la maglia della rappresentativa Serie D, Zanimacchia viene notato dalla dirigenza bianconera, che gli offre un provino a Vinovo in quei mesi, in quelle settimane. Zanimacchia stupisce, impressiona gli osservatori bianconeri, che però decidono di lasciarlo ancora a Legnago per osservare a distanza la sua crescita. Il Genoa però muove prima di tutti i suoi passi nei confronti del calciatore classe 98, assicurandosi le sue prestazioni già dal mese di gennaio. Il matrimonio con la Juventus si concretizza nel 2018, quando Zanimacchia entra a far parte della rosa della neonata Juventus Under 23. E lui anche il primo a segnare il primo storico gol della Juventus Under 23 della sua storia. Infatti nella sfida di Coppa Italia contro il Cuneo, terminato 1-0, è proprio lui a realizzare il gol decisivo. Tra i suoi idoli ovviamente c'è Cristiano Ronaldo. Infatti il campione portoghese ha dichiarato: Zanimacchia era uno dei suoi modelli di riferimento quando era piccolo. Lui lo osservava molto i suoi video quando giocava allo United, guardando le sue movenze e i suoi dribbling in campo. Adesso ha il piacere e l'onore di allenarsi insieme a lui in prima squadra, quindi di catturare da vicino tutti i suoi segreti. Un altro momento importante: Zanimacchia in prima squadra lo ha vissuto nella sfida contro la Sampdoria, terminata 2-0 in favore dei bianconeri, con Zanimacchia che era in panchina e ha potuto festeggiare da vicino nello spogliatoio insieme ai compagni in campo il nono scudetto consecutivo, quindi di vivere una nuova emozione, una grandissima emozione per la sua grande carriera. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di cliccare mi piace e iscrivervi al canale di Juventus News 24. Cliccate anche sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche.